Buona domenica, bentrovati su Teletruria per un nuovo appuntamento con l'informazione. La cronaca, sabato sera turbolento in via Tagliamento nel quartiere di Saione ad Arezzo a causa di una rissa dove è rimasto ferito un cittadino straniero. Qualcuno dei presenti ha chiamato i soccorsi, sono arrivate un'automedica, l'ambulanza della Croce Bianca e la volante della Questura. Gli agenti hanno identificato tre persone di nazionalità nigeriana risultate poi estranee all'accaduto, su una dei quali però emergeva la misura cautelare del divieto di dimora nella provincia di Arezzo. Per il soggetto scatterà una segnalazione all'autorità giudiziaria che valuterà l'eventuale aggravamento della stessa misura. Durante i controlli della Movida, insieme a Polizia Municipale e Guardia di Finanza, sono state controllate oltre 190 persone nel centro di Arezzo. Incidente stradale nella notte in viale Mecenate ad Arezzo, dove quattro persone sono rimaste ferite in uno scontro. Una delle vetture avrebbe perso il controllo ribaltandosi e avrebbe poi impattato contro il secondo mezzo. I feriti sono due 17enni, una donna di 53 anni e un uomo di 35. Per tutti trasferimento in codice giallo all'ospedale San Donato di Arezzo, sul posto automedica, ambulanze di Misericordia e Croce Bianca, polizia e vigili del fuoco. Torna a casa un'opera cinquecentesca, il San Giovanni Evangelista, ricollocato nella chiesa cortonese del Calcinaio. Il San Giovanni Evangelista, un'opera cinquecentesca che per anni era stata custodita nella chiesa che vedete alle mie spalle del Calcinaio, è tornato a casa grazie al lavoro dei segugi del nucleo specializzato dei Carabinieri. La cerimonia proprio nel pomeriggio di sabato, quando è stata restituita. Il Comando Carabinieri tutela patrimonio culturale di Roma e il fiore all'occhiello dell'Arma dei Carabinieri. Oggi i carabinieri del reparto operativo di quel comando restituiscono alla comunità di Cortona questa opera così bella, così importante. Quindi un gesto molto significativo, ci voleva per la comunità di Cortona. Sì, era il 1985, pensiamo quanti anni fa è successo questo episodio, e grazie all'Arma dei Carabinieri, al reparto speciale operativo della tutela patrimonio artistico di Roma, siamo riusciti a riprendere questo bellissimo dipinto e di consegnarla tutta alla collettività. Oggi qui al Calcinaio è una grande festa e vorrei ringraziare davvero chi con l'impegno profuso giornaliero riesce a recuperare opere. Si parlava prima con il capitano che ci sono circa 6 milioni di opere ahimè trafugate nel mondo, e quindi una grande banca dati, e avere indietro un dipinto come questo del San Giovanni è un qualcosa che ci riempie il cuore. Il nostro lavoro consiste proprio in quello, nel monitoraggio delle siti internet, case d'asta, attività investigativa varia, insomma, che viene svolta comunque sia regolarmente dal comando. Riuscire a trovare che l'opera sia esattamente quella trafugata in quel determinato luogo, in quel determinato posto, è un lavoro che comunque sia richiede un impegno, dedizione, un po' di professionalità, non lo neghiamo. E attività comunque sia di indagine, che è la peculiarità comunque sia nostra. Testare i nuovi volontari e la capacità di reazione alle emergenze. La macchina comunale della protezione civile oggi in esercitazione con Croce Rossa, Misericordia e la Racchetta. Giornata di protezione civile, o meglio di esercitazione di protezione civile nell'ambito della settimana della protezione civile. Sono molti gli ambiti dove vi trovate ad intervenire. Quando pensiamo alla Racchetta pensiamo all'antincendio boschivo. Che fate, come? Dopo un'estate molto dura e molto calda, proprio da usare il termine giusto, noi ci ritroviamo qui adesso insieme alle associazioni del territorio aretino a fare le esercitazioni comunale chiamata Prometheus 2022, in cui ci addestriamo a provare i vari scenari che si possono verificare sul territorio. Allora, la Croce Rossa come entra in questa esercitazione? Abbiamo un posto di comando che si occupa anche del collegamento, delle comunicazioni dal campo, quello che succede al campo, le squadre che sono all'esterno, che stanno con motoseghe e idrovore, stanno liberando delle strade, quindi ipotizzato uno scenario di questo tipo. E insieme al centro operativo comunale ci sono due nostre volontarie che sono lì, che si interfacciano con il responsabile del posto di comando per tutto quello che accade nel campo durante l'intervento. La Misericordia?
La Misericordia, come sempre, dà supporto sanitario a tutte le attività e a tutte le operazioni che facciamo qui sul campo e nelle operazioni esterne. In più il gruppo di protezione civile interagisce con il sistema comunale di protezione civile per il rischio idraulico e la comunicazione sulla postazione medica avanzata, che viene gestita in questo caso oggi in assetto semplice, non in assetto operativo. E poi ci sono sempre nuovi volontari. Serve anche a formare i ragazzi nuovi, donne e uomini che scelgono di dedicare il proprio tempo agli altri. Ha scelto di festeggiare i suoi primi 15 anni di vita con la città sul palco del Teatro Pietro Aretino. È andato in scena il compleanno di Signa Arrezzi. Un viaggio tra storia, aneddoti e tradizione. È stato tutto questo il compleanno di Signa Arrezzi, che l'associazione che riunisce fanti, valletti e vessilliferi del comune di Arezzo ha voluto festeggiare con la città attraverso una serata al Teatro Pietro Aretino. Un percorso di crescita avvenuto nei primi 15 anni di vita dell'associazione, compiuto non solo all'interno della giostra del Saracino. Voler festeggiare con tutta la città per fargli conoscere qual è stata l'evoluzione della nostra associazione, qual è lo spirito fondante della nostra associazione, è importante, perché la conoscenza è la prima cosa che fa vivere una passione. La serata si è aperta con il ricordo di Andrea Teci, storico membro dell'associazione, prematuramente scomparso. Sul palco poi hanno preso la parola Luca Berti, presidente della Società Storica Aretina, Stefano Giustini, presidente onorario di Signa Arrezzi, il presidente Francesco Stocchi e le due voci della giostra, Francesco Sebastiano e Gianfrancesco Chiericoni. Proprio di quest'ultimo sono stati mostrati alcuni scatti in bianco e nero che lo ritraggono mentre indossa il costume da fante nel 1961, all'età di 18 anni. All'evento hanno partecipato inoltre anche alcuni rappresentanti dell'Arciconfraternita di Parte Guelfa di Firenze, che negli ultimi anni sono stati presenti alla commemorazione della battaglia di Campaldino e al canto degli aretini. Questa, inoltre, la cartolina celebrativa che è stata consegnata al termine dell'evento. Signa Arrezzi non si ferma ed è già al lavoro per le prossime iniziative. Stiamo preparando e lavorando per la prossima iniziativa che si svolgerà domenica 20 novembre, in cui anche quest'anno celebreremo il ricordo di un'altra importante tradizione della nostra città, che è la Madonna dei Pani. A Cortona, tre giornate dedicate all'ambiente con Puliamo il Mondo di Legambiente e Ricreazione di Sei Toscana. Passeggiate ecologiche e percorsi educativi nelle scuole. Questo è stato il weekend cortonese dedicato all'ambiente. La sensibilizzazione, la cultura dell'ambiente bisogna già iniziarla a fare dai più piccoli. Quindi le scuole, quindi portare avanti, far capire l'importanza ovviamente di tutto ciò che ci circonda, perché tutto è ambiente, viviamo in questo bellissimo mondo, in questo bellissimo pianeta e bisogna preservarlo, non solo per noi ma per i nostri figli e per i nostri nipoti. Alla Fratta bambini e famiglie hanno ripulito le strade attorno alla chiesa. Ci teniamo all'ambiente anche perché anche tutta la nostra struttura è all'interno proprio praticamente di un parco, quindi ovviamente noi ci teniamo a tenere pulito tutto quello che circonda la nostra struttura, ma soprattutto le nostre due frazioni, le frazioni di Fratta e Santa Caterina. Ai bordi delle strade i volontari hanno trovato davvero di tutto, in primis mozziconi di sigarette. Purtroppo la gente butta la roba per terra e devono imparare che la spazzatura va riciclata, va suddivisa e bisogna rispettare l'ambiente, perché comunque è il nostro mondo e viviamo qui. Hai trovato anche tantissimi mozziconi di sigaretta. Purtroppo sì, anche questo è segno di inciviltà, perché le sigarette non vanno, i mozziconi di sigaretta non vanno buttati in terra assolutamente, inquinano come tutto il resto, quindi usiamo i cestini. Alessandro Di Battista, in versione scrittore con Ostinati e Contrari, ha fatto il pienone al Circolo Artistico di Arezzo nell'iniziativa organizzata dall'Associazione Cultura Nazionale.
Grande evento e sold out, possiamo dirlo, questa sera. Alessandro Di Battista, gente, è tantissima. Sì, torna ad Arezzo con Ostinati e Contrari. Perché questo omaggio al pensiero non conformista? Beh, perché è proprio un periodo per me storico complicato in cui l'Italia è molto conformista. Se vedete come vengono trattate, poi più che altro dal sistema mediatico, persone che prendono posizioni diverse dal sistema o dal governo Draghi. Immaginate persone che come me si sono schierate contro l'invio delle armi in Ucraina o contro determinati conflitti di interesse tra politica e finanza, politica e sindacati, vengono viste come filoputiniani, nostalgici del fascismo, del comunismo. A me un giorno mi danno del fascista, un altro giorno del comunista, un'altra volta del finto pacifista, perché per me la guerra in Ucraina non la stanno gestendo adeguatamente i politici europei. Per cui esprimere un pensiero un po' dissimile significa un pochino tornare a respirare. Queste persone che ha intervistato, giornalisti, comunque persone di caratura, non hanno un pensiero omologato, diciamo, al sentire comune? No. Schierati sì, in realtà, perché il problema che c'è oggi è che le persone hanno paura di schierarsi. Io sono convinto che banalmente la Meloni sotto sotto sia contraria a inviare armi in Ucraina e comprende il fatto che l'Europa si stia suicidando, però per timore di perdere la possibilità di diventare il primo premier donna, per timore di perdere determinati appoggi che ora sembra che ci siano a livello internazionale, magari non segue un suo ideale. Secondo me questo permette di arrivare al potere ma non di governare. Cristiano Romani, è proprio un'associazione cultura nazionale, trasversale, non ha colore politico. Sì, lo so che lui è. Ho visto che è meloniano. No, non sono meloniano, sono uno di destra, sono un libero pensatore, non ho tessera in tasca. Questa sera sold out, ci sono più di 100 persone. Insomma, spostare la location perché la libreria non poteva contenere tutti, quindi siamo molto molto contenti. Grazie per l'invito e sarà una bella serata, sicuramente. Grazie a tutti voi, grazie. Grande spettacolo ad Anghiari per l'Intrepida. Fabrizio Graziotti, presidente dell'Intrepida, anche questa 10ª edizione un successo straordinario. Sì, io credo che quest'anno, come vedete voi, il tempo è bellissimo, questa piazza che si veste di mille colori, questa pura magia dell'Intrepida che quest'anno si avvera, quindi che dire di più? Non c'è parole per descrivere questa emozione di questa giornata. Un'emozione grande anche per la Presidente della Provincia, Silvia Chiassai, che è presente all'Intrepida. Una bella giornata di sport e soprattutto di bellezza della Toscana. È un'occasione importantissima per Anghiari, per tutta Val Tiberina. Grazie a questa organizzazione speciale sono riusciti a creare veramente un prodotto turistico sportivo per il nostro territorio. Alla 10ª edizione quasi 1000 partecipanti, che vuol dire che vince sempre di più, e quest'anno avevo il piacere anche di provare a partecipare in persona e di godermi questo tuffo nel passato. Ci sono tanti ristori d'epoca veramente eccezionali, non si possono saltare. Eh no, quelli fanno parte della magia di questo evento, insomma, lo sport, la bellezza del paesaggio, l'aspetto gourmet sono gli ingredienti vincenti, per cui credo anche questo è una componente importante per cui vengano tante persone a divertirsi in questa splendida mattinata. Domenica sera dedicata allo sport su Teletruria, subito dopo il telegiornale delle 20:30, torna l'appuntamento settimanale con Domenica Sport, risultati, fatti e personaggi del weekend sportivo, conduce Luigi Alberti. Al termine potrete assistere all'incontro di calcio Città di Castello Livorno, valido per la 7ª giornata del campionato di Serie D Girone E. Ed è tutto per questo appuntamento con l'informazione, grazie per averci seguito e arrivederci a più tardi.